Ciao, come state? Spero tutto bene. Io tutto a posto. Allora, eccoci qua con un video richiesto. Allora, oggi voglio parlarvi dei profumi variale. Allora, profumi variale. Sono profumi. Ah, variale è una profumeria che si trova a Napoli. E oltre ad essere una profumeria tradizionale, profumi di ogni genere, ha fatto anche questi profumi di loro, li hanno fatti loro, li hanno voluti fare. E sono profumi, diciamo, ispirazione, un po' che si assomigliano, ma secondo me assomigliano, ma hanno qualcosa in più rispetto agli originali. Allora, sono li trovate su internet anche, benissimo. C'è anche un numero WhatsApp che potete comunque comunicare con loro, parlare con loro, chiedere tutte le informazioni che vi interessano sui profumi, su qualsiasi cosa. Sono profumi da 100 ml e costano 25 euro. Ultimamente, negli ultimi giorni, fanno anche profumi da 30 ml, sempre questi qua a 9,90 euro. E per i 30 ml dovete comunque scrivere in WhatsApp e loro ve li mandano, perché sul sito non ci sono neanche. Allora, non so, io vi faccio vedere così la lista, ma non so se magari riuscite magari a farvi una foto. Oppure se volete chiedermi, io vi faccio vedere bene bene bene. Sarò un po' lenta in questo momento, ma voglio farvi proprio vedere. Quelli sottolineati sono quelli che vorrei prendere io. Questi no, sono dei profumatori per l'ambiente con bastoncini. Ve le faccio rivedere due o tre volte, così se riuscite a magari vedere i nomi che vi piacciono, se riuscite in qualche modo, così almeno se avete qualche cosa mi scrivete e io vi dico tutto. Allora, partiamo subito con il primo che ho acquistato. Io Variale da un po' che lo vedo, ma sono sempre stata un po' restia. Però poi ho detto, vabbè, dai. Ne ho provati tanti, diamogli questa possibilità. Siccome cercavo, prima di poterlo acquistare, un profumo che assomigliasse a bianco latte di Giardini di Toscana, in modo da poterlo provare e valutare, ho detto provo questo. Cioè, dove è andato? Non si sa. Ok, è finito qua dietro. E questo di Variale si chiama Ibiza. Io penso che anche il Peklor specchi bene, perché è proprio questo bianco lattonico, come un po' appunto il profumo. Ah, i pack fuori sono tutti così. Ognuno ha il suo nome, con il suo logo, con i suoi decori. Dentro sono fatti così. Bellissimo anche sotto. Classico, ma come vi ho già detto, che ho fatto tipo lo shorts, non so come si dicono, shot. Questi sono Eau de Parfum Intense, hanno una persistenza, cioè io veramente vi giuro non ho mai sentito dei profumi con una persistenza del genere, cioè veramente buonissimi e persistentissimi. Questo è il dupe appunto di Biancolatte Giardini di Toscana. Come ho detto in quello short, è un profumo che sa di cocco, latte, biscotti, vaniglia, di tutto e di più. Il problema è che è un cocco, non è un problema, non è un problema. Il fatto è che è un cocco che non è estivo, cioè va bene anche in estate. Ma è un profumo, è un cocco che ti porti dietro anche autunno, inverno, primavera, sempre. Perché è un cocco non estivo, ma non è neanche troppo pesante, troppo pesantone con questa nota di latte.
di biscotti caffè latte, tipo quei biscotti nel latte. No, questo è spettacolare. Io vi giuro, dategli una possibilità. Provateli, provateli, provateli. E questo per chi vuole un dupe, deve assolutamente provare questo profumo. Poi, dopo, vabbè, ne ho trovato anche un altro di... appena perché è finito in sold out, questo qua è un altro brand di bianco latte. Mi avete chiesto appunto se avevo altri sold out, quello che ho visto, aspetto che torni, lo acquisto e poi ve lo mostro. Poi avevo acquistato la penultima volta questi due, Tiare e Paris. Cominciamo con Paris, bellissimo il pack con la Tour Eiffel dal viola che colore è? Dal viola scuro al viola più chiaro. Questo è il pack sempre uguale. Questo è simile a Dior Addict di Dior. Sensuale. È sensualissimo. È sexy. È signora. Proprio questa cosa di signora, qualcosa di importante, adatto per le serate che uscite, qualcosa di importante. Dior Addict è spettacolare. Ah, un qualcosa in più, una marcia in più. Poi la persistenza, ripeto, è eccelsa, quindi io il Dior Addict non ce l'ho nella versione originale. Scusate, scusate, nella versione originale non ce l'ho. E quindi non so dirvi se sia simile o no, però veramente è una bomba anche questo. L'altro è il Tiare ed è il dupe di Intense Tiare di Montale. Che bestoddia fa, uguale, 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 identico, spaccato. No, cioè, non c'è una virgola fuori posto di questo profumo che non assomiglia. Ma poi guardate il colore, è giallo. È giallissimo. Cioè, veramente, io non so che dire. Ci ho trovato forse, se magari ampliano un po' di più i profumi, fanno qualche altro profumo, sicuramente lo proverò. Ma questo, per chi è amante dell'Intensitaire di Montale, dategli una possibilità al Tiare di Variale. Mentre oggi mi sono arrivati gli ultimi due, poi ce n'è ancora uno che vorrei acquistare, che è il Formentera, che acquisterò più avanti, adesso per il momento ho questi. Ho preso questo viola bellissimo, che è lo Chant Roses, ed è il dupe di l'equivalente di Rose Musk di Montale. L'ho spruzzata prima. Buono, cioè buono. Rose Maschi lo vedo bene, ma sì, ma anche questo lo vedo bene sempre. Anche questo non ce l'ho nella versione originale, però mi sembra aver sentito qualche campioncino e anche questo gli assomiglia parecchio. E l'ultimo, anche questo non ho l'originale, si chiama Tokyo. Questo è il dupe di Morphe di Zeta, che nient'altro è che il Baccarat Rouge 540. Sì. Un po' meno, come si dice, un po' meno garze dell'ospedale, profumo d'ospedale, però sì, è quello. È buono anche questo. Io ho sempre voluto il Baccarat Rouge 540. Quando l'ho avuto, non riesco più a metterlo. Questo è leggermente diverso, non porta tutte le note del Baccarat, è molto più portabile.
Questo qua è molto molto più portabile. E come vi ho detto, vi scriverò tutto comunque in info box. Come vi ho detto, comunque, voglio acquistare ancora un profumo. Aspetta che adesso guardo perché me li sono segnati. Allora, Formentera, nostra ispirazione c'è scritto, quindi non so cosa si ispiri. Ma poi c'è Sydney e Tahiti, che è la nostra ispirazione, deve essere più o meno uno il dupe di Chirché di Tiziana Tirenzi e l'altro Erba Pura di Serre Joffre. Però io sono molto 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 tentata da l'Indomable di Mykonos, che si chiama Mykonos di Morphe, e appunto Formentera. Tutti gli altri non sono nelle... E anche in Tess Café di Montale che ho. Poi c'è il tobacco vaniglia, insomma il Black Orchid, insomma c'è una bella lista per il momento. E niente, io vi consiglio vivamente di andare a vedere sulla loro pagina, dare un'occhiata qua e là, leggere le note. Se c'è qualche cosa che magari volete chiedermi, magari anche semplicemente dalla lista non riuscite a capire, scrivetemi e io vi rispondo subito. E niente, persistenza ottima, consigliatissimi. Ci metto la faccia a consigliarmeli. No, nel senso che comunque su questi profumi non posso sbagliarmi, cioè sono ottimi, 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 ottimi. Anche hanno una pagina anche Instagram. Andate a vedere, seguiteli anche lì. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!